Ben ritrovati al consueto appuntamento d'incontro. Quest'oggi è un ospite particolare, Nicola Pierotti, che saluto e che ringrazio, del Corpo Forestale dello Stato. Ha scritto un libro, Gente per bene, gente per male, il racconto di alcune attività che ha svolto. È un libro che aiuta però a capire quale sia stato l'incredibile lavoro che hanno svolto gli agenti del Corpo Forestale dello Stato e che continuano a svolgere. È edito da DBS, che è la famosa società che si trova in provincia di Belluno. Gente per bene e gente per male. Chi sono i per bene e chi sono i per male? Allora, la gente per bene sono quelle persone che ci aiutano, ci hanno aiutato nel corso delle nostre attività a svolgere queste indagini. Sono quelle persone, faccio un esempio, quella persona che è venuta a casa mia una domenica di dicembre a dirmi: guarda che c'è una discarica vicino a casa mia, stanno entrando camion a tutte le ore del giorno e della notte, sento degli odori di solvente che non mi fanno respirare male. E che mi accompagna sul posto e da lì inizia poi una grossa indagine che durerà Quindi le diversi persone anni. sensibili Le a... persone sensibili alle tematiche ambientali, ma sensibili anche nel alla senso legalità. alla legalità e sono disponibili a esporsi anche o comunque a segnalare alle forze dell'ordine in modo che vengano perseguiti questi reati a Per danno della la gente gente. per male sono tanti, anche perché l'attività, la vostra, molto complessa, perché c'è l'attività antincendio, antibracconaggio, reati ambientali, sono tante attività, che a volte si sommano l'una con l'altra, ma molto spesso, insomma, sono differenti. Sì, sono attività fra l'altro anche complesse, nel senso che sono regolate generalmente da leggi speciali, anche penali ovviamente, però riguardano poco magari il codice penale invece. E quindi una normativa speciale che va a inserirsi appunto nel nostro sistema giudiziario, che non sempre tutti conoscono, compresi i giudici, i magistrati, e con i quali dobbiamo confrontarci quotidianamente per poi cercare di addivenire a una soluzione a Nicola questi ci ha problemi. portato anche dei filmati che noi siamo naturalmente autorizzati a Sì, trasmettere certo. perché fanno parte di quello che è il repertorio delle prove che sono state raccolte. Allora andiamo cercando di capire bene il vostro mestiere, che è un mestiere molto affascinante. Innanzitutto, qual è il percorso scolastico? Allora, il percorso scolastico generalmente attualmente è quello, diciamo, un diploma di maturità o una laurea specializzata, diciamo, nel settore, che può essere una laurea in scienze forestali o in giurisprudenza. Dopodiché bisogna fare un distinguo perché il Corpo Forestale dello Stato è stato soppresso dal governo Renzi nel 2017 ed è stato assorbito dall'Arma dei Carabinieri. Quindi in precedenza c'erano delle assunzioni, dei concorsi statali. Si accedeva, poi c'era un corso di formazione che solitamente durava 6-8 mesi presso le scuole del Corpo Forestale dello Stato che erano a Città Ducale e a Sabaudia. Adesso è cambiato tutto in sostanza, con l'assorbimento nell'Arma dei Carabinieri c'è sempre un concorso dello Stato dove si partecipa e dopodiché ci sono i concorsi per allievi carabinieri forestali e allievi carabinieri marescialli. Ecco, per dire, il corso marescialli dura 3 anni e viene fatto presso la scuola di Firenze. Conoscendo alcune persone che hanno lavorato all'interno del Corpo Forestale, mi pare che questo assorbimento da parte dell'Arma dei Carabinieri sia stato digerito malissimo, se non addirittura rifiutato dalla maggior parte degli appartenenti. Sì, diciamo che oltre il 90% degli appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato non ha digerito bene questo passaggio, ma per tutta una serie di motivi, perché il corpo è stato smembrato innanzitutto, perché tanti colleghi sono transitati obbligatoriamente nei Vigili del Fuoco, altri nella Guardia di Finanza, altri ancora nella Polizia di Stato e altri ancora in altre pubbliche amministrazioni. Quindi da 8.000-8.500 che eravamo inizialmente, sono stati ridotti a poco più di 5.000, quindi 3.000 persone e più se ne sono andati in altre amministrazioni e questo ha comportato ovviamente subito, se è papabile, una carenza di personale, soprattutto nei nuclei investigativi che erano un po' il fiore all'occhiello del Corpo Forestale dello Stato. Tu in questo libro racconti quasi fosse un resoconto da presentare davanti a un giudice quello che è accaduto.
accaduto con delle indagini che sono molto specifiche, con l'utilizzo anche di materiale tecnologico all'avanguardia, i GPS, le spie, le telecamere e chi più ne ha più ne metta. Sì, allora sono indagini complesse quelle che abbiamo fatto noi, pensiamo al traffico dei rifiuti, ma pensiamo anche quando si cerca di pizzicare, diciamo così, incendiari o piromani, oppure anche i ladri, che ne so, ad esempio dei piccoli di Aquila del Bonelli, una specie in via di estinzione che esiste solo, che vive solo in Sicilia e che grazie a una nostra indagine, le faccio un esempio, nel 2018 c'erano 20 coppie che nidificavano in tutta la Sicilia, a seguito di una nostra indagine che è durata poi quasi 3 anni, nel 2023 le coppie sono diventate 60. Questo significa che abbiamo colto, diciamo, il problema, perché ci sono stati una ventina di indagati, persone che poi sono state rinviate a giudizio, è stata fatta un'indagine complessa, però questo ha portato a un aumento sensibile di queste coppie di rapaci, sicuramente in via di estinzione. E questo l'avete fatto mettendo i GPS sulle automobili per tracciare il percorso che hanno fatto, la lettura delle celle telefoniche per sapere quando hanno fatto delle telefonate, l'esame del DNA sui reperti che avete trovato sul posto, complicato. Sì, le indagini classiche, voglio dire, che fa la polizia scientifica, le abbiamo adottate anche noi e per divenire appunto a una soluzione è indispensabile. La tecnologia aiuta in questo senso ed è necessario applicarla nel migliore dei modi. Poi, come si dice, il ladro o comunque il delinquente è sempre più avanti di quello che cerca di scoprire. Qui stavamo vedendo delle immagini perché tu puoi vendere degli animali, però ci deve essere una indicazione, che è un anellino, e voi avete scoperto che catturavano di frodo e poi applicavano questo anellino in un sistema molto particolare che si può vedere naturalmente leggendo il libro, lo potete capire, eccolo qua. Sì, ecco, sembra qualcosa di poco conto, in realtà c'è un traffico di animali, dei turdidi in particolare, che sono gli animali che poi utilizzano i cacciatori negli appostamenti fissi di caccia, dall'estero verso l'Italia. Io sono stato in Polonia anche quest'anno, un'indagine che avevo iniziato nel 2021 e che insieme ad altri colleghi ho portato avanti in collaborazione con la polizia polacca, dove degli italiani avevano attivato un vero e proprio impianto di cattura e poi portare in Italia questi uccelli che asseritamente erano provenienti da allevamento, ma in realtà erano tutti di cattura. Stessa cosa su alcuni canali di importazione sempre dalla Polonia, nella zona di Varsavia, che invece importano i piccoli di questi animali, vengono prelevati dai nidi e importati poi in Italia e inseriti dove vengono inseriti questi anelli. Ecco, quello che abbiamo visto è un sistema fraudolento per legalizzare in sostanza questi animali, l'allargamento di questo anello di alluminio, l'inserimento al tarso dell'animale catturato in natura e il restringimento con la pinza. Ecco, questo è una cosa che oramai abbiamo diciamo approfondito e riusciamo anche a riconoscere questi anelli e quindi andiamo poi a concludere. Però non è stato facile, anche qui c'è stato, mi pare, l'aiuto di qualcuno che vi ha detto guarda che si può fare in questo modo, perché era uno che lo faceva. Esatto. Volevo chiederti riguardo alle operazioni antincendio, anche qui ci sono delle capacità di analisi, di individuare il luogo d'origine, capire come è stato innescato l'incendio, ma e poi con il bracconaggio. Sono due attività che hanno molto spesso messo in serio pericolo anche la vostra stessa vita, perché racconti in questo libro che, diciamo, ci sono state delle reazioni veementi. Sì, allora sugli incendi boschivi la stessa cosa, è necessario utilizzare tutta la tecnologia disponibile. L'individuazione del luogo di insorgenza dell'incendio l'abbiamo con un sistema nostro, l'abbiamo codificato, si chiama MEF, il metodo delle evidenze fisiche, e riusciamo a capire con precisione laddove è iniziato il fuoco, anche in una zona percorsa dal fuoco per decine di ettari. Questo ci porta a capire poi, a restringere la zona e a capire se si tratta di un incendio doloso o di un incendio colposo, perché generalmente l'incendio doloso vengono posizionati degli inneschi che poi da dove poi scaturisce il fuoco. Questo ci dà la possibilità, ecco, con le celle telefoniche che dicevamo prima, così, di individuare le persone che sono transitate o che comunque in quel preciso istante erano in quella zona. Stessa cosa per quanto riguarda il traffico di animali o cose di questo genere. Sì, abbiamo la necessità dell'utilizzo
della Allora, abbiamo tecnologia. ancora pochi minuti, forse Sì. il mio collega della regia riesce a trovare nella parte finale del filmato, perché ci sono anche delle riprese che voi avete dovuto cercare di rubare, non far vedere da distanza, quindi abbastanza incerte, ma che poi hanno permesso in una indagine che è stata fatta proprio in prossimità della tua ultima sede di lavoro, che è Enego, di scoprire quello che mi dicevi prima, il traffico illecito di materiale pericoloso, Dei di rifiuti, scarichi di rifiuti. sì. Sì, lì abbiamo fatto un'indagine che è durata anche in quel caso diversi anni su un traffico illecito di rifiuti che proveniva da un po' tutta l'Italia settentrionale, che andava a confluire in un sito di ripristino, di recupero ambientale. In sostanza era una vecchia cava di porfido che stava per essere riempita. In realtà la legge prevedeva che doveva essere riempita con materiale non inquinante, che non andasse a modificare comunque l'attuale sistemazione del sito. In realtà con tutta una serie di stratagemmi, diciamo, i titolari dell'azienda che aveva questa cava facevano portare dei rifiuti non conformi con un carico di inquinanti molto più elevato di quello che era consentito. In questo caso, quindi videoriprese, come si diceva, Fatta appunto. da distante, un po' incerte, però che hanno Esattamente. fatto prova. Non posso chiudere la trasmissione senza prima averti fa fatto parlare di Luna, che è il tuo compagno, Luna è è un cane, È un naturalmente. cane, è un esemplare di lupo italiano che mi ha dato delle grandissime soddisfazioni, che ora è mancato perché ovviamente aveva raggiunto i 12-13 anni di età. È un cane addestrato per la ricerca di persone in superficie, è un incrocio fra, era un incrocio fra un lupo, un vero lupo di quelli che vivono nei nostri boschi, e un pastore tedesco. Dotato di un olfatto eccezionale, di una forza fisica eccezionale, ma allo stesso tempo un cane docile, un cane che giocava con i bambini e instancabile nel suo E anche lavoro. lì hai dovuto imparare a fare il conduttore. E lì ho imparato a fare il conduttore, sì, è stata una passione che è durata diversi anni e che mi ha dato delle grandi soddisfazioni anche in questo Che caso. poi questo cane era quasi diventato di famiglia. No, era di famiglia, perché in realtà nel Corpo Forestale dello Stato, diversamente dalle altre amministrazioni dello Stato, i cani potevamo portarceli a casa. Nell'arma dei carabinieri e della polizia, generalmente i cani rimangono in caserma, hanno i loro box e il loro conduttore li utilizza nel periodo di servizio, diciamo 6-8 ore di servizio, mentre noi ce li portavamo a casa, quindi cambiava completamente il rapporto fra conduttore e cane. Come probabilmente molti di voi hanno capito, si potrebbe andare avanti per un bel po' di tempo, eccolo qui, Luna, sei qua ospite di una delle tante trasmissioni, qui sono i filmati che vi dicevo prima, questo libro da leggere per coloro che vogliono capire un po' come funzionava e funziona comunque l'attività del Corpo Forestale, di coloro che cercano di sedare tutti i reati, incendio, bracconaggio, Rifiuti. reati ambientali, eccetera, eccetera. Un libro interessante, diviso a capitoli, che si legge piuttosto facilmente. Gente per bene, gente per male, di Nicola Pierotti, edito dalla DBS di Srendelgrappa. Grazie Nicola, auguri per il prosieguo della tua attività. Adesso sei in pensione, però, Sì, sono in pensione, ma continuo a collaborare con i colleghi che ogni tanto mi chiamano e hanno bisogno di qualche consiglio e comunque faccio un'attività di ausiliario per loro. vero? Sì. Grazie Grazie a voi, infinite. è stato un piacere. Grazie a voi per averci seguito e come sempre buon proseguimento dell'ascolto e della visione dei nostri programmi.